Questa è l'auto di cui si parla nelle intercettazioni. Oh, piano, piano. Mi sta facendo andare all'appuntamento di lavoro? Mi sta facendo andare, però... Appena giù qui, ha fatto il punticello, quella specie di punticello. La prima... Quella è della famiglia Bossi. Sì. Ha visto oggi sul giornale c'è scritto le 11 case. Però è recente la presa. Due o tre mesi. E dovrebbe essere la casa dove dovrebbe andare ad abitare il figlio. Conti correnti, investimenti in diamanti, valute estere e case. Di queste, 11 tra immobili e terreni sono intestati a Manuela Marrone, moglie di Umberto Bossi, e potrebbero essere state acquistate con i fondi pubblici della Lega. E poi ci sono i documenti raccolti nella cartellina The Family, gelosamente custodita dall'ex tesoriere Belsito. Oltre 100 fatture, tra cui spuntano le multe collezionate da Renzo Bossi e pagate dal partito. Sempre la Lega si fa carico delle spese mediche della famiglia Bossi, oltre 9.000 euro per un intervento di rinoplastica del figlio più piccolo, Sirio, e 1.500 per il dentista del senatore. Con i fondi pubblici la Lega avrebbe saldato anche l'ICI della scuola privata Bosina di Varese, fondata dalla moglie di Bossi. Buongiorno, c'è qua una signora Marroni? Non c'è. Non avendo stare in questi giorni? No, non rilascio comunicazioni. La moglie di Bossi si è vista? Io non l'ho vista. Qui a Germania si parla del Bossi e basta. L'unico è quello lì. E che si dice, signora? No. Andate lì al bar. Manuela Marrone si è vista in giro? No, io per noi non l'ho vista. Qualcuno l'ha vista? No, la moglie. No. La Lega è nata sulla la morte della Prima Repubblica. Facendo la lotta all'illegalità. E poi? Poi è andata a Roma, a forza di scrivere Roma ladrona, hanno imparato a rubare anche loro. Il fatto che una persona abbia portato 200 milioni alla Lega è un evento unico. Sì, vabbè, è un evento grosso, insomma. Sergio Cusani viene condannato a 5 anni e 2 mesi per la maxi tangente Enimont, che poi porterà anche ad una serie di condanne definitive per molti uomini politici italiani di primo piano. Umberto Bossi e Alessandro Patelli della Lega Nord, solo per citarne qualcuno. All'ultimo piano di questo palazzo c'è un appartamento che Umberto Bossi ha ereditato da una militante leghista. Sono 250 metri quadri in una bella zona di Milano, perché il Duomo è lì a soli 10 minuti. E questo appartamento Bossi l'ha poi rivenduto a soli 480.000 euro dichiarati, non comunicandolo al Parlamento come per legge avrebbe dovuto fare, né tantomeno versando i soldi ricavati al partito. E pochi mesi dopo la vendita dell'appartamento di Milano, la famiglia Bossi fa un'altra operazione immobiliare. Per 450.000 euro, quindi più o meno la stessa cifra ricavata dall'appartamento di Milano, la moglie di Bossi acquista questa cascina e questo terreno per il figlio Roberto. Roberto Bossi, piacere, Luca Bertazzoni, servizio pubblico, come va? Capisco che il momento è difficile, volevamo capire. Ho letto che lei ha detto un paese di merda questo, posso chiedere solo perché? Buonanotte. Scusi, questa è l'auto di cui si parla nell'intercettazione? Oh, piano. C'è il segretario, la segretaria della Lega che parla col tesoriere, che dice che di questa macchina... Posso fare due domande? Come è uscito il sole? Grazie, molto gentile. Siccome è una vicenda che riguarda suo papà, scusi, c'è il fiato, è uscito anche il suo nome, no? Quale nome? Il suo nome. Si riprende dal fiato. Ci siamo, è uscito il suo nome perché Belsito dice sostanzialmente: Riccardo Bossi, i soldi li dobbiamo dare cash, perché non è scritto al partito. Questo lo dice lei? No, lo dice Belsito, è uscito nelle intercettazioni. Lei non ha mai preso soldi dalla Lega? Sono al di fuori di tutto, voi lo sapete bene. Perché? Un po' di sport, perché faccio altro. Number 33, that's actually off the racing line, so that's, but it looks like quite a little bit of damage that's been done there. That's Riccardo Bossi, Scuderia Giudici, BMW M3, E92, safety cars out on the track, and that was it. Oh, wham!
a big hit both front and back and got quite... So che l'hanno allontanato dalla scuderia. No, non è così. L'hanno sospesa dopo l'incidente, diciamo. Mi sono io detto che non era il momento di correre. Perché non se la sentiva. Ma non mi sembra di dire il caso. Vado avanti a fare il mio lavoro. Senti, come tutti i giorni. E poi sono uscito. Basta così. Ah no, semplicemente. Allora, una rata dell'X5, 20.000 euro. Sì, queste sono cose di voi, io vi auguro una buona. No, non lo diciamo, no. Spese legali, 12.000 euro. Allora lei fa il suo lavoro, io faccio il mio, sto andando che ho un appuntamento, dispiace. No, è chiaro, però. Dispiace? Ho un appuntamento. Non voglio essere scortese con lei, voglio essere gentile. No, lo so. L'affitto me lo pago io. Però perché lo dicono allora, secondo lei? Perché io chiedo il sito, non a me. Vabbè, però insomma, siccome mi dicono tutti che lei ha un tenore di vita molto elevato. Ah sì, glielo dicono così. A giudicare anche dall'auto, insomma. A giudicare dall'auto, quest'auto è in prestito, quindi... Sì. Le hanno prestato i soldi anche per noleggiare una Porsche. Sì, questo glielo dice lei, sei sicuro? Vabbè, ma voi negate tutti, cioè... No, non neghiamo tutti, noi lavoriamo seriamente. Cioè, suo fratello Renzo, lei, tutti quanti... Ascolti, voglio essere educato e gentile, non voglio essere scortese. Cosa l'ho appena chiesto? Ho un appuntamento. No, no, è chiaro, mi spiace che... Mi spiace farmi andare o mi sta facendo perdere del tempo, lei mi dica? No, però anche lei è un personaggio al centro della cronaca, è figlio di Bossi. Lei si deve togliere cortesemente perché io devo andare all'appuntamento di lavoro. Lei ha preso dei soldi. Mi sta facendo andare all'appuntamento di lavoro o mi sta facendo... Però basta che risponda alle domande, c'è tutta la sua famiglia.